Buonasera a tutti e ben ritrovati a una nuova diretta con la nostra Trading Room. Anche questa sera andremo a vedere sempre nuove situazioni che ci possono aiutare nella nostra operatività. Ma prima di tutto mi rivolgo anche a chi negli ultimi mesi, negli ultimi periodi, magari ha seguito dei percorsi educativi che possono riguardare però appunto i mercati finanziari, magari anche approcciandosi alla piattaforma di Interactive Broker, perché comunque noi siamo referral partner ormai dal 2011, quindi anche dal punto di vista di piattaforma possiamo assolutamente aiutare tutti, sia da un punto di vista operativo che anche da un punto di vista poi fiscale in sede di dichiarazione dei redditi. Quindi a tutti coloro che si stanno avvicinando alla nostra realtà e hanno già anche un conto con Interactive Broker, c'è una sezione all'interno del nostro sito di assistenza brokers. Basta cliccare e a sinistra si trovano già diverse voci, tra le quali anche l'assistenza fiscale. Si possono trovare tutte le varie commissioni per quanto riguarda le varie operatività. E inoltre, anche nella sezione corsi di trading si può trovare tutto il materiale relativo a Interactive Brokers, quindi alle varie operatività per iniziare quantomeno ad operare, a metterci le mani, perché sappiamo che inizialmente Interactive Broker può presentare degli scogli, ma così come tutto ciò che comunque ha un valore richiede un pochettino di sacrificio in una fase iniziale per essere conosciuto. Però la vera punta di diamante del nostro materiale in realtà si trova all'interno del canale YouTube Assistenza Brokers SRL, vedete 571 video, ci si va a cliccare, già più di 2000 iscritti, e poi ci sono tutte le varie, eccole qua, tutte le varie sezioni dedicate anche a chi magari non si fida molto e vuole vedere in faccia le persone che ci vengono a conoscere, che vengono a testimoniare, diciamo, della loro presenza qui nella nostra community, dove si può vedere appunto i nostri clienti, la nostra community. Poi abbiamo tutte le varie operatività anche con le nostre faccione per quanto riguarda il canale YouTube, e poi come vedete ci sono dei video tutorial che poi sono quelli secondo me più utili, più che altro per risparmiare tempo di un solo minuto, dove come potete vedere si va subito a lavorare per quanto riguarda gli ordini e quanto riguarda poi i grafici, insomma, è tutto ciò che indica Interactive Brokers. Quindi questo è un po' anche tutto il nostro palinsesto dal punto di vista educativo per quanto riguarda i broker che utilizziamo. Però passiamo subito alla parte operativa. Iniziamo con il nostro Paolo Zambarbieri, volgendo lo sguardo, diciamo, anche alla parte azionaria. Buonasera Paolo. Buonasera Andrea, buonasera a tutti anche da parte mia. Oggi concentriamo la nostra sessione su un argomento molto molto importante per qualsiasi tipologia di operatività che andiamo ad affrontare, ovvero il concetto di volatilità. Allora, per quanto riguarda la parte azionaria, sicuramente insomma per chi già si è un po' approcciato e mastica un po' della materia, diciamo che per volatilità si intende un movimento di prezzi anomalo rispetto a un preciso momento storico di un titolo o di un altro sottostante. In particolare per quanto riguarda la volatilità con le azioni, solitamente si pensa che nei periodi di alta volatilità ci sia appunto scompiglio e ci sia difficoltà ad operare sui titoli azionari. In realtà, con il passare del tempo, con il passare dell'esperienza, mi sono accorto, ci siamo accorti che comunque nei periodi di alta volatilità comunque si possono fare solitamente i migliori affari. Questo perché? Perché tendenzialmente quando la volatilità è sui mercati si alza, cresce, a quel punto allora il mercato in sé, ad esempio il mercato americano, e dopo lo spiegheremo anche con un esempio pratico, tendenzialmente va a ribasso, quindi scende. Quindi se ovviamente il mercato americano, dove per la maggior parte delle volte concentriamo la nostra attenzione sulle varie società e titoli azionari, possiamo quindi accaparrarci, possiamo andare ad acquistare degli eventuali titoli, delle eventuali azioni a dei prezzi chiaramente minori rispetto ad un periodo con volatilità standard. L'esempio che vi ho portato quest'oggi era proprio per farvi capire che oltre diciamo all'utilizzo magari del VIX, che è l'indice che ci va a rappresentare la volatilità, di cui dopo parlerà anche Andrea, ci sono proprio dei settori, o meglio dei titoli azionari, che possono darci una mano in questi periodi molto molto volatili. Nel grafico che vi stiamo mostrando in questo momento, abbiamo con
un grafico candele Duke Energy, che viene contrassegnato con il ticker con il simbolo Duke, mentre il grafico sotto a linea colorato in blu viene rappresentato l'ETF dello Standard & Poor's, quindi l'indice del mercato americano. Tutto questo è proprio per farvi capire che come è successo ad esempio nell'ottobre fino a dicembre del 2018, in cui il mercato americano ha avuto dei forti ribassi, quindi un trend molto ribassista, possiamo comunque andare a proteggere il nostro portafoglio con il settore delle utilities. Per chi non lo sapesse, le utilities sono praticamente i beni di prima necessità, di largo consumo, come ad esempio la luce, l'elettricità, l'acqua, insomma qualcosa di cui una persona normale non può farne a meno nella propria quotidianità. E anche per quanto riguarda i mercati finanziari, cosa succede? Che tendenzialmente quando il mercato ha delle difficoltà, gli investitori si spostano su beni appunto di prima necessità, che appunto, come dicevo, sono necessari per la vita di tutti i giorni, o ad esempio come l'oro, anche che è un bene rifugio. Ma in questo caso proprio dei settori, o come in questo caso particolare Duke Energy, dei titoli delle società che vanno a rappresentare l'energia elettrica, l'energia rinnovabile, in questo caso anche sui gas dotti. Quindi l'anno scorso, in questo periodo, per quanto riguarda l'operatività in beta trading, come vi accennavo già lunedì, è stato comunque un ottimo periodo, perché oltre alla protezione dei titoli short abbiamo concentrato la nostra attenzione proprio sul settore delle utilities. In particolare l'anno scorso non ho sfruttato l'occasione di Duke Energy, sarò sincero, ma sono andato a realizzare uno spread, quindi una combinazione tra i due titoli che portiamo di fianco, ovvero SO Southern e Hawaiian Corporation, che sono sempre due titoli che fanno parte del settore delle utilities. Le abbiamo combinati in spread, quindi abbiamo dato ulteriore protezione al nostro portafoglio e ci siamo portati a casa anche un bel profitto di circa un $200. Quindi questo era un esempio proprio pratico per farvi vedere che quando c'è volatilità anche con le azioni si può lavorare. Detto questo, rilancio la parola al nostro Andrea, che così approfondiamo ancora di più l'argomento volatilità. Ok, grazie mille Paolo. Avevo preparato anche un paio di grafici, sempre perché giustamente Paolo ha accennato al tema della volatilità, ma questa volatilità viene, diciamo, racchiusa all'interno di un indice. Questo indice è il VIX, che viene anche chiamato come indice della paura, perché, come diceva Paolo, quando i mercati scendono, la volatilità, che misura anche l'aspettativa sul mercato, tende ad aumentare in maniera inversamente proporzionale. Va detto però che se ad esempio il mercato americano, l'S&P 500, perché comunque il VIX è composto poi della volatilità implicita di tutte le azioni che fanno parte dello Standard & Poor's 500, se il mercato americano scende del 10, non è che la volatilità sale del 10. Perché? Perché tendenzialmente l'atteggiamento nei confronti di questo indice, di questo andamento, è completamente irrazionale. Quindi dovete pensare che quando il mercato inizia a scendere, le persone, per coprirsi, quindi per andarsi a difendere magari dei propri investimenti, che cosa fanno? Vanno a comprare volatilità, e quindi assistiamo a dei veri e propri movimenti molto molto speculativi anche sull'indice. Se prendiamo ad esempio il caso di dicembre, vedete, quando il mercato è iniziato a venire giù per ben benino, possiamo vedere un movimento, guardate un po', del 74% in praticamente due settimane. Ma non è che l'S&P, vedete, dal 14 dicembre non ha perso il 74%, ma ha perso circa il 12%. Poi cosa è successo? Il mercato piano piano ha iniziato a crescere, e quindi anche la volatilità piano piano ha iniziato a scendere. Tra l'altro, proprio in questi giorni è andato a rompere un ulteriore livello molto importante, che è il livello dei 13. In pratica siamo tornati sulla volatilità minima storica, e per questo vediamo infatti che anche il nostro S&P 500 è tornato sui massimi. Questo ragionamento sulla volatilità è molto importante per chi lavora con le opzioni, perché chi lavora con le opzioni, soprattutto chi vende, sa che tendenzialmente si prendono i prezzi migliori quando la volatilità è un pochettino più alta. Non dico di farlo sui massimi, perché diventa anche molto rischioso, però chiaramente con una volatilità
pochettino più alta, c'è più aspettativa, c'è più incertezza, quindi anche i prezzi delle nostre opzioni sono più gonfi, sono più alti. E per quanto riguarda, diciamo, il mercato azionario, si può dire che la volatilità sia un elemento completamente imprevedibile. Mentre su altri strumenti, visto che poi la volatilità non c'è solo sul mercato azionario, ma c'è anche su altri strumenti, come ad esempio, sui futures, sulle valute, sulle materie prime, noi sappiamo quali sono i momenti che creano questa alta volatilità. Faccio un esempio: prima che parla, ad esempio, il governatore Powell per quanto riguarda la Fed, generalmente sull'euro-dollaro si inizia a creare un'alta volatilità e i prezzi delle opzioni iniziano ad impazzire quando, per l'appunto, il governatore Draghi o per l'appunto Powell per quanto riguarda la Fed iniziano a parlare. Perché? Perché c'è tanta aspettativa su quel dato o magari su quella conferenza stampa. Quindi a volte noi capita di fare operazioni dove andiamo a vendere opzioni proprio durante quei minuti in cui la volatilità è molto alta. Altra situazione la possiamo vedere, ad esempio, con il petrolio. Quando ci sono le scorte di petrolio, vediamo nel giro di una mezz'ora, un'ora, di movimenti che salgono e scendono in maniera molto, molto irrazionale, però poi tendenzialmente anche la volatilità torna ad appiattirsi e anche il movimento del petrolio torna ad essere un po' più lineare. Quindi quello è un altro momento dove possiamo sfruttare questa situazione. Questo tipo di operatività, cioè sfruttare la situazione di altissima volatilità che poi torna a sgonfiarsi, noi la chiamiamo gamma trading ed è un'operatività piuttosto avanzata che torneremo a rivedere dopo la pausa di Pasqua. E la stiamo citando perché abbiamo inserito una strategia sul caffè, che come vedete ne ha già parlato tantissimo Matteo, ne abbiamo parlato che noi in passato, sta arrivando a dei prezzi veramente molto bassi. Tutti dicono che il caffè sale, però che dovrà salire, scusate, però comunque sia, quello che vediamo è una continua discesa. Cosa abbiamo fatto? Un'operazione altamente speculativa. Siamo andati a vendere una put strike 82,5, però non ai prezzi attuali, cioè ai prezzi che ci paga adesso il mercato, ma a 3 volte il prezzo di adesso, per andare a prendere un premio di 1.500 dollari su questa operazione. Il prezzo, per chi diciamo conosce le opzioni, è di 0,04, che poi col moltiplicatore di 37.500 arriviamo con i 1.500 dollari circa. Questa operazione è fatta perché noi ci aspettiamo che possa fare un'ulteriore discesa, come magari ha fatto oggi, che faccia aumentare la volatilità tantissimo, per poi effettivamente finalmente iniziare a trovare un po' di pace. Queste sono operazioni che vi dico sinceramente, ci entrano a mercato più o meno il 10% delle volte in cui le impostiamo, forse il 15%, però hanno una probabilità del profitto superiore al 90%. Quindi è sicuramente speculativa, è un'operazione che sconsiglio grandemente a chi non ha esperienze, soprattutto a chi non ha un capitale di un certo tipo, però è un ottimo caso studio. Detto questo, per riallacciarci anche al caffè, volevo giusto un paio di minuti contemplare anche il nostro top trader in intraday, in analisi volumetrica, Stefano Corvi, per dare un'occhiata anche dal punto di vista dei volumi al caffè, perché so che ci sono diversi nostri investitori che, ad esempio, le opzioni le hanno comprate a rialzo. Quindi capire magari dove ci sono i blocchi, ecco, in termini di volumi, proprio sul nostro caffè anche a rialzo. Sì, ciao Andrea, buonasera a tutti anche da parte mia. Quindi sfruttiamo questi ultimi 2 minuti per un'analisi flash di carattere volumetrico proprio sul caffè. Raccomando anch'io molta prudenza sia per la natura del titolo che come possiamo osservare dai volumi è molto illiquido come sottostante e quindi ciò vuol dire dei movimenti ancora più frenetici di quelli che potenzialmente siamo abituati su altre materie prime. Siamo a ridosso anche di un cambio scadenza, quindi sono gli ultimi giorni di contrattazione su maggio, dopodiché passeremo su luglio. Quindi non facciamoci neanche ingannare su uno che pensa a scadenza di maggio, in realtà, pur essendo a metà aprile, a brevissimo ci sarà il passaggio di consegne. E la tendenza è piuttosto ribassista, sono stati toccati, come possiamo osservare, anche a livello volumetrico nella giornata di oggi, ma non solo, nell'ultimo periodo, davvero dei minimi molto importanti. Da un punto di vista, attenzione, attenzione sotto questo aspetto, perché potrebbe esserci una ripartenza piuttosto importante
per quanto riguarda il movimento del titolo. Qua stiamo comunque visionando il caffè KC, scadenza di maggio. Qua è un'errata, corrige sul cacao, ecco, il grafico è corretto. Attenzione soprattutto a coloro che lavorano col gamma trading, lo sbilanciamento volumetrico che c'è stato oggi in area 0,87, anche relativo sulla scadenza successiva, può lasciar presagire un'importante ripresa del titolo. Quindi appuntiamoci questo valore. I due riferimenti invece per coloro che si sono mossi lato call a rialzo, segnalo la 0,95, e anche se piuttosto scontata, non è solo in un'ottica di area psicologica ma anche di area tecnica, il valore di 1 è stato colpito in maniera piuttosto interessante, tant'è che è stato anche il POC per diverso tempo, nonostante i volumi tendenzialmente più bassi della media. Quindi questi sono un po' i due punti di riferimento per coloro che si muoveranno lato call. Ma adesso proseguiamo a parlare di materie prime. Interviene il re delle materie prime, quindi diamo ufficialmente il via alla seconda parte della nostra diretta con il laboratorio operativo in commodity spread trading con il nostro Matteo Anelli. Ciao Matteo, buonasera e benvenuto. Ciao Stefano, per il re è troppo generoso, ti ringrazio. Comunque buonasera e ben ritrovati a tutti quanti. Come annunciato anche nelle precedenti sere, andiamo a vedere un po' più nel dettaglio questa sera i risultati, cioè quello che abbiamo conseguito nei primi tre mesi dell'anno specialmente. Faremo un piccolo confronto anche con il 2018, così insieme vedremo cosa abbiamo fatto di buono, cosa abbiamo fatto di cattivo, così da farne tesoro per i prossimi mesi. Successivamente andremo a vedere un po' le posizioni in essere, quindi la tattica, le strategie che stiamo adottando, e cercheremo di vedere anche le nuove opportunità per le prossime settimane. Dunque, andiamo a dare un piccolo estratto del 2018, così da contestualizzare tutto quanto. Queste sono state tutte le operazioni che abbiamo fatto. Non sono state, a dir la verità, tantissime nel 2018, perché abbiamo fatto 37 operazioni, di cui 34 in profit e 3 in loss. Le ragioni delle poche operazioni possono essere diverse, le abbiamo un po' motivate e spiegate con i dazi che Trump ha applicato alla Cina e un po' la battaglia commerciale, e ci ha impedito un po' di fare alcune operazioni soprattutto sugli agricoli, in particolare sulla soia. Questo è stato il risultato. Il profitto totale è stato di un $17,765. L'abbiamo fatto su un conto di 35,000, quindi è stato poco superiore al 50% rispetto al margine impiegato. Chiaramente il ritorno è stato più importante. L'ho messo per completezza, ma sinceramente non mi piace fare tanto riferimento al margine impiegato quanto all'effettivo conto che si ha a disposizione, perché alla fine tutti noi mettiamo lì 10, 20, 100 mila euro, ma vogliamo avere il ritorno su tutta l'intera cifra, indipendentemente poi da quella che utilizziamo per fare le operazioni. Questo è stato un po' il 2018. Passiamo al 2019. Queste sono state le operazioni messe in campo fino adesso. In totale abbiamo fatto 15 operazioni. Queste due sono state raggruppate, quelle con ZVKE, e questa ha un colore un poco diverso, e a breve capiamo il perché abbiamo usato una capitalizzazione diversa per poter realizzare quel profitto. In totale abbiamo fatto più di 20.000 euro, più di 20.000 dollari, 20.433. Ma adesso la cosa importante è capire con che capitale l'abbiamo fatto, con che rischio, altrimenti, come dicevo l'altra sera, possono essere 1.000, 20.000, 5.000, ma dipende con che capitale è stato raggiunto. Averlo fatto con 20.000 sarebbe un profitto incredibile, con un capitale da 50 milioni di euro probabilmente anche poco. Quindi andiamo a vedere più nel dettaglio il tutto. Concentriamoci prima sulla parte sinistra. Appunto, il risultato è chiaramente quello precedente, l'abbiamo fatto con un conto di circa 50.000 dollari, quindi il ritorno sul totale è già molto alto per essere un primo trimestre del 40%, quindi assolutamente soddisfatti, anche perché all'inizio non è stato proprio così semplice. C'erano molti bassi volumi all'interno del mercato, non solo delle materie prime, ma in maniera un poco generalizzata. Noi abbiamo incominciato a metà gennaio all'incirca, e con l'inizio di febbraio c'è stato anche il capodanno cinese,
cinese, che così, detto così, potrebbe non significare niente, ma la Cina, come vi spiegavo anche nei giorni precedenti, ha sempre un peso più importante nell'economia mondiale e soprattutto nelle materie prime, perché sono i più grandi consumatori di materie prime al mondo, e quindi la loro assenza sul mercato si fa sentire sempre di più, quindi teniamolo presente anche per i prossimi anni. Poi dopo abbiamo messo in campo diverse operazioni, quindi sicuramente un po' in linea anche con il numero di operazioni che facciamo. Solitamente sono circa 5-6 operazioni al mese, quindi siamo perfettamente in linea avendone fatte 15. Il drawdown è stato molto basso, chiaramente dello 0,48%, perché il totale delle stop loss è stato di $240. L'abbiamo visto in precedenza, sono state solo due le operazioni, in particolare il cacao e D è il Robusta Coffee, poi andiamo un po' più nel dettaglio anche di queste due. Però non sempre ovviamente abbiamo un drawdown così basso, bisogna dire tutte le cose come stanno. Il drawdown massimo che noi ci diamo per ogni operazione è il 5%, è un drawdown piuttosto alto, me ne rendo conto, ma nulla ci vieta di definirlo su noi stessi, cioè l'importante è che non sia superiore, ma se decidiamo anche un 4, un 3, un 2, non c'è mica niente di male, anzi riduciamo ancora di più il rischio. Ci permettiamo mediamente un rischio piuttosto elevato per singola operazione, proprio perché la statistica è molto dalla nostra parte, nel senso che tra il numero di operazioni vincenti e perdenti è sempre molto a nostro favore, cioè 13 profitti contro 2 stop loss, e anche la statistica degli anni precedenti è abbastanza simile. È chiaro che quando si inizia non si può pensare immediatamente di avere magari queste performance, ma deve essere una cosa graduale, ma anche iniziare con un 1, un 2% al mese, secondo me è una percentuale di tutto rispetto, perché alla fine dell'anno è all'incirca un 20%, e quindi è sicuramente qualcosa di interessante rispetto a quello che magari vediamo in banca o in altre realtà di questo tipo. Nella parte destra vi ho separato questo tipo di gestione, in quanto senza quel profitto di 11.260 dollari, solitamente noi abbiamo sempre avuto un conto da 35.000 per fare quel tipo di operazione. Visto che l'abbiamo attribuito una ottima opportunità sul mercato, abbiamo deciso di inserire un po' più di capitale e farla. Non abbiamo la possibilità di inserire più capitale, ed è una cosa solitamente che non si fa, chiaramente. Pazienza, facciamo comunque un ottimo profitto con una buona percentuale, anche con un capitale inferiore. Quindi togliendo quel profitto il totale è stato di 9.173, quindi il ritorno sul totale è sicuramente più basso, è di un 26%, ma anche la marginazione usata però si è abbassata. Quindi se nel caso precedente abbiamo fatto questi risultati con 20.000 dollari, quindi il risultato sul capitale è davvero molto importante del 100%, qua ci avviciniamo molto, perché in realtà abbiamo usato molto meno capitale, all'incirca 9.500 dollari, e non sempre li abbiamo avuti contemporaneamente, perché il grosso vantaggio dello spread è che ci consente di utilizzare davvero poco capitale, perché abbiamo una strategia protetta. Adesso vediamo meglio in che cosa consiste. Quindi il drawdown anche qui è davvero molto basso, ma è possibile che in alcuni casi possa diventare e essere superiore. Quindi dobbiamo vedere sempre tutto un po' a 360 gradi. Quello che vi stavo per dire è che per quanto riguarda questo tipo di strategie, sono, diciamo, strategie protette. Qui all'interno del nostro sito su Corsi di Trading, oltre a vedere la mia brutta faccia, potete fare una prima visita su questi video e conoscere sempre meglio la tecnica. Significa una strategia protetta perché noi operiamo in spread, quindi seguiamo la stagionalità sulle materie prime, ma sempre in modalità coperta. Poniamo l'ipotesi che ci dicono che c'è una stagionalità, ci dicono i software statistici stagionali che c'è una aspettativa positiva sul mais, quindi noi compriamo un future sul mais, ma ne vendiamo magari uno contemporaneamente più avanti nel tempo, appunto per assumere una protezione. Questa protezione ci viene riconosciuta dai broker, e quindi anche nel nostro caso da Interactive, e quindi ci fa un forte sconto sul margine, e questo forte sconto ci
ci permette comunque di avere ritorni molto interessanti e paradossalmente di poter operare attraverso questa operatività con anche un capitale abbastanza basso. Qua c'è scritto un capitale medio-basso, intendiamo che già con 5-10 mila euro si può tranquillamente partire. Il tempo di 30 minuti al giorno, anche qua voglio dire le cose come stanno, è ovvio che all'inizio, quando uno deve imparare, deve conoscere, ci può e ci dedicare anche più tempo, chiaramente, ma una volta che poi le cose sono conosciute, sono state imparate, il tempo chiaramente scende, ma è tutto anche molto soggettivo, cioè ci sono persone che ci dedicano 1-2 ore al giorno, c'è chi ci dedica 1 ora a settimana, c'è chi ci dedica 30 minuti a settimana. È ovvio che magari ci dedichiamo un pochettino meno tempo, dobbiamo ridimensionare un po' i nostri obiettivi di profitto, ma va tutto un poco a braccetto. Quindi vogliamo dedicarci meno tempo perché ci sta bene così nella nostra vita, nella nostra quotidianità, va benissimo, otteniamo un profitto più limitato, ma è comunque un ottimo ritorno. Ci piace, vogliamo dedicarci più tempo, abbiamo le possibilità per farlo, nulla ci vieta di dedicarci più tempo e appunto andare a puntare su performance superiori. Quindi questo è un po' il quadro generale per quel che riguarda i primi 3 mesi nel campo del commodity spread. In questa sessione in mia compagnia abbiamo anche Noemi, che è stata una cliente come voi. Dopo il percorso T-Platinum è diventata sempre di più una parte integrante della nostra squadra, mi aiuterà nelle diverse domande, quindi se avete dei dubbi, delle cose da chiedere anche su questi valori, anche su questi dati, non fatevi problemi, scrivete tutto quello che volete, cercheremo di rispondervi nel limite del possibile un po' a tutte le domande. Fatta questa diciamo doverosa premessa, andiamo ora più nel dettaglio a vedere la situazione attuale. Oltre a questo andiamo a vedere poi anche le nuove opportunità. Qui eravamo nella parte di opzioni, passiamo allo spread. Dunque, questa settimana avete visto ieri e lunedì che abbiamo chiuso una posizione piuttosto importante sulla benzina. In totale ci ha dato circa un 3.000 dollari perché erano 2.008 nei giorni appena passati e un 200 dollari li avevamo fatti un po' nella gestione precedente. Quindi andiamo a vedere come si è comportato questo mercato, come l'abbiamo gestito e perché abbiamo deciso di chiudere adesso l'operazione. Eccolo qua, questo è il nostro spread, questo è un software stagionale che appunto ci va ad indicare le diverse stagionalità, la linea nera rappresenta il nostro spread, mentre la linea rossa una media stagionale degli ultimi 5 anni, quella blu degli ultimi 15. Nonostante un trend in ripartenza, proprio con l'inizio di una possibile stagionalità ribassista, dei prezzi medi che vediamo con questa funzione, diciamo abbastanza elevati già rispetto agli ultimi anni, abbiamo deciso di intervenire con una posizione short. Eravamo intervenuti su questo primo livello, il mercato ci ha dato subito contro, poi è rientrato, ma nuovamente poi è ripartito con anche una bella volatilità rialzista. Questa tecnica prevede di non uscire immediatamente perché molto spesso gli spread lavorano in una sorta di trading range, cioè c'è un range di valori ben definito e lo spread oscilla sempre un po' tra questi valori, quindi prevediamo la possibilità di fare più ingressi anche quando il mercato ci viene un poco contro, quindi non è che siamo impazziti e mediamo in perdita, perché farlo su altri titoli, altre posizioni è veramente molto pericoloso. Nel caso della tecnica dello spread, secondo me e secondo noi può avere molto senso proprio per attendere un possibile rientro successivo. Fatta questa considerazione, dopo che ci sono stati questi picchi rialzisti, noi siamo intervenuti con altri contratti su questi livelli e ci siamo fatti questa discesa, quindi così siamo intervenuti. Ammetto che è venuto in aiuto anche un software che noi utilizziamo, ovvero il nostro T-Spread, che ci segnala appunto questi possibili punti di ingresso, quindi dopo aver fallito i primi due con il terzo livello di ingresso il mercato ci ha dato ragione e ce ne siamo approfittati con un profitto sicuramente molto interessante.
Abbiamo deciso poi di chiudere l'operazione ed è stata sicuramente una buona scelta perché il mercato è ripartito rapidamente long nelle ultime due giornate. La decisione è molto dipesa da quello che dicevamo ieri sera, ovvero avendo una visione rialzista, ancora rialzista sulla benzina, noi avevamo venduto la scadenza più vicina nel tempo, che è quella che comanda sempre un po', passatemi il termine, il gioco, nel senso che se shortiamo la scadenza più vicina è perché puntiamo più a un ribasso del mercato, viceversa ad un rialzo. Quindi diciamo che in questo caso siamo andati un po' contro tendenza, perché in un trend rialzista noi diciamo ci siamo concentrati un po' su una battuta d'arresto che poteva esserci sui $2, così è stato e ne abbiamo approfittato. Ma per le condizioni che vi dicevo ieri, il mercato potrebbe fare anche dei nuovi massimi sopra questo, diciamo, livello di massimo intorno ai 2.07, e quindi abbiamo preferito concludere e chiudere l'operazione. Così ci siamo comportati e non è, dal mio punto di vista, totalmente un addio per la benzina, ma potrebbe essere un arrivederci. Mi spiego meglio. Non tanto su questo spread, perché la scadenza è davvero molto vicina ed è rappresentata da questa linea verticale azzurra, perché rappresenta la scadenza del future di maggio. Scadendo maggio, chiaramente non esiste più l'insieme di questo spread, ma spostandoci sulle scadenze un poco successive potremmo vedere sempre qualche bella opportunità da trattare, un po' con la modalità simile che abbiamo fatto in questo periodo. Ad esempio, poi ci possono essere altre combinazioni. Io al momento ho individuato questa tra luglio e agosto del 2019. Come potete vedere, l'andamento è abbastanza simile, si vede lo stesso picco rialzista e lo stesso movimento di ripresa come nel grafico precedente, anche un po' in linea con questa possibile ripartenza, ma allo stesso modo ci sono poi delle discese a livello stagionale che potremmo andare a sfruttare. Ora andiamo a completare un poco l'analisi, poi piano piano passiamo anche alle altre operazioni. Innanzitutto andiamo a vedere quali sono i prezzi generali dell'operazione. I prezzi, diciamo che sono già un po' sui massimi del 2018, sono sopra il 2017-16, ma sono ancora un po' più lontani rispetto agli anni precedenti. Quindi un livello di vendita sicuramente più interessante posto intorno allo 0.05, perché diciamo che, se così si può dire, fa un poco da resistenza al rialzo dei prezzi, anche se qualche scatto nel passato l'abbiamo visto. Quindi potrebbe essere al momento un ingresso un poco prematuro, ma da mettere, come dico spesso, nel mirino, in cantiere. Ci viviamo magari la Pasqua anche in maniera tranquilla, almeno questo è quello che farò io, visto che ce la prendiamo un poco di riposo, ma al ritorno può essere una bella opportunità con la ripartenza anche del Trading Club. Andiamo a completare un'analisi parziale, ma che ci dà già delle belle indicazioni, anche un po' con l'analisi tecnica. Noi utilizziamo molto spesso un RSI che ci permette di capire un po' lo stato del mercato, se siamo in fase di forte ipercomprato, ipervenduto, e quindi se possono esserci movimenti di rientro. Un movimento che guardiamo è questo, cioè relativo alla divergenza tra i prezzi dello spread dell'RSI. In questo caso aveva funzionato, nel senso che mentre qua si andava al rialzo, qua al ribasso, in effetti i prezzi hanno fatto un primo rientro. Quando c'è una divergenza è un po' come se l'RSI ci stesse dicendo che probabilmente la forza dei compratori sta venendo meno e i venditori prendono più forza sul mercato. Così è stato, ma allo stesso modo non c'è stata un'inversione della tendenza rialzista. Vediamo se ci sarà successivamente. Quindi anche con l'idea magari di un rialzo continuo superiore a questo livello, ad esempio di 2,77, possiamo poi pensare di fare magari una nuova operazione ribassista. Andare long in questo caso a me risulta un poco più difficile, perché i prezzi sono già abbastanza elevati e poi iniziano delle stagionalità ribassiste, quindi preferisco aspettarlo in alto per poi venderlo. Ora Noemi, mi fermo un momento e chiedo a te se abbiamo qualche domanda, qualcosa da vedere insieme.
Ciao Matteo, sì, e buonasera a tutti. Allora, abbiamo una domanda di Alessandro per quanto riguarda le scadenze del precedente spread, quella benzina, quello della benzina. Ci chiedeva come mai siamo andati short su questo spread e non abbiamo aspettato la fine del periodo long. Allora, innanzitutto, un po' come dicevo prima, era dipeso un po' dalla battuta d'arresto, ma nel grafico precedente qua incominciava già un po' di periodo stagionale ribassista, ma al di là di quello, sinceramente, al di là delle proposte che ci fa Season Algo, magari anche Moore Research, sicuramente le seguiamo, le guardiamo e prendiamo ispirazione, però abbiamo riscontrato che sicuramente negli ultimi anni le stagionalità sì, a volte vengono rispettate, a volte meno, a volte diciamo un poco di più. Quindi non interveniamo unicamente nei periodi stagionali selezionati, ma ci prendiamo tra virgolette delle deroghe e operiamo anche al di fuori di un periodo stagionale magari indicato dal software stagionale. Certamente poi nell'andamento generale cerchiamo sempre di più di rispettare la nostra direzione, cioè andiamo short se la stagionalità è ribassista, andiamo long se la stagionalità è rialzista, ma non ci basiamo unicamente su questi dettagli, ma poi nel metodo che possiamo conoscere sempre meglio attraverso il Trading Club, vi faremo capire un po' tutti i dettagli che guardiamo per approfittarci un po' di queste situazioni. Abbiamo anche una proposta di Ludovica che ci dice che lei sta valutando lo spread tra agosto e settembre. Possiamo dargli un'occhiata, Matteo, magari potrebbe essere anche migliore di quello che stiamo guardando noi. Assolutamente, come dicevo prima, ci possono essere combinazioni di scadenze migliori e questo, ecco, è un'altra modalità che utilizziamo, cioè il fatto di prendere sì spunto magari dalle proposte, ma ricostruircele un minimo senza smontare gli andamenti stagionali, ma magari riduciamo il rischio o troviamo magari delle aspettative migliori. In effetti l'andamento è molto simile a quello precedente, quindi mi sento di dire che se andrà bene uno andrà bene l'altro e viceversa. Quindi sono abbastanza simili, forse questo ha il vantaggio di darci un poco più di tempo, perché se quello precedente scade a giugno, questo scade a luglio, quindi questo potrebbe essere in effetti un vantaggio. Visto che la situazione dal mio punto di vista è un poco prematura, senza problemi rimaniamo attendisti e poi vediamo successivamente se effettivamente ci sono nuovi massimi, quindi senza mettere troppo le mani avanti, vediamo un po' come intervenire. Ecco, comunque diciamo una diciamo, gestione di questo tipo che abbiamo fatto sulla benzina, come dicevo all'inizio, ci ha dato un profitto di poco superiore ai 3.000 dollari in un paio di settimane. Sicuramente ha avuto questo un approccio magari un poco più aggressivo rispetto ad altre operazioni. E qui nasce un tema molto importante che volevo trattare con voi anche questa sera, perché nei risultati precedenti possiamo vedere come i profitti sono molto differenti l'uno dall'altro. Sì, ci sono diversi che si aggirano tra i diciamo 70 e i 200 dollari, ma ce ne sono alcuni che poi diventano di 4.000, 3.000, 600, 400 e via dicendo. Questo significa che non abbiamo tenuto noi una gestione perfettamente equilibrata, nel senso che quello che solitamente suggerisco è quello di avere il posizioni il più simili possibili, perché in questo modo, se facciamo 10 operazioni, la statistica viene dalla nostra parte, cioè magari due o tre vanno male, le altre vanno bene, ma comunque abbiamo un risultato positivo. Se abbiamo operazioni sbilanciate, il rischio che solo una, che magari ha un margine di partenza molto più elevato, ci può mettere in difficoltà. Nel Trading Club non facciamo una equiparazione, come la definisco io, perfetta, anche per dare a tutti i partecipanti la possibilità di capire le diverse operazioni che si possono fare, perché vi assicuro che si può fare lo spread per tutti i gusti, nel senso che si possono fare operazioni tutto sommato veloci, che si chiudono magari nell'arco di una settimana, anche se la durata media è all'incirca di 1 o 2 mesi. Ci sono poi operazioni che possono durare 3, 4, 5, 6 mesi, operazioni che ci possono dare piccoli profitti, ma con altissime probabilità.
Quindi, in base un po' alla classificazione che noi facciamo, poi ognuno di voi, giustamente, ma sempre con il nostro aiuto, lo deve calibrare su se stesso, perché per forza di cose siamo persone diverse, con capitali diversi, tempi diversi, obiettivi differenti. Poniamo anche di avere tutti qua al momento lo stesso conto, lo stesso capitale, gli stessi soldi in banca, ma ci sono alcune persone che vedono il conto che si muove di 1000 euro al giorno, vanno in panico, altre non gliene frega niente. Non è che alcuni hanno ragione, altre hanno torto, semplicemente alcuni hanno una propensione, un grado di rischio diverso, quindi se uno è una persona aggressiva e fa operazioni troppo tranquille, va a dormire. Viceversa, una persona molto conservativa fa operazioni troppo aggressive, non dorme la notte. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio con se stessi. Abbiamo visto molto con l'esempio della benzina anche la scorsa settimana. Noi abbiamo ottenuto un profitto di $3,000. C'è chi purtroppo ha ottenuto anche una perdita, ma il fatto è che sicuramente può succedere, ma il punto di partenza è che molto probabilmente quell'operazione non gli era adatta. Cioè, fare con 10.000 euro quel tipo di operazione che magari si muove di $300 al giorno e ha già un margine elevato, l'errore non è nell'operazione in sé, ma nell'aver fatto un'operazione appunto non adatta. Perché, come dicevamo la scorsa settimana, un conto da ipotetico 10.000 euro, $10,000, faceva le operazioni in linea con il suo capitale, e nell'ultimo mese ne abbiamo avute. Solo ad aprile ZC assolutamente in linea con questo obiettivo. NG, HG aveva fatto quasi il suo 5% al mese, in metà mese, perché siamo ancora al 17 di aprile, ma con operazioni sensate, giuste. Un GF, che è il feeder cattle, piuttosto che anche uno ZVKE, è ovvio che per un conto di questo tipo non è adatto. Per un conto più elevato assolutamente sì, ma non è detto che il conto più elevato voglia avere posizioni con elevata volatilità. Quindi quello che sto cercando di farvi capire è che in base ad un metodo poi ognuno lo deve giustamente calibrare su se stesso, così almeno vivrà serenamente l'operatività, vivrà serenamente il trading, e quando si è sereni si ottengono anche risultati migliori. Quindi tenete molto in considerazione questo aspetto, ma assolutamente avete la mia e la nostra parola che vi seguiamo e vi aiutiamo in ogni dettaglio. A proposito delle altre operazioni, passiamo un attimo a ZVKE, che è stata sicuramente l'operazione principe di questo Trading Club del 2019, e andiamo un po' a vedere, perché non è che è stato tutto rosa e fiori, abbiamo fatto solo cose positive. Noi siamo entrati, è stata la prima operazione dell'anno, siamo intervenuti su questo livello short. Quindi guardate un po' il mercato che cosa ha fatto, ci è venuto contro. Questo è stato un errore, e lo dico molto apertamente davanti a tutti, perché frutto di un'operazione precedente che abbiamo fatto un poco esterni al Trading Club sul Natural Gas, dove abbiamo guadagnato molto, poi siamo tutti esseri umani, ci si fa un po' prendere la mano, un eccesso di confidenza, si va un po' troppo a cuor leggero, quando invece bisognerebbe elevare la concentrazione. A questo proposito siamo entrati short senza seguire troppo l'analisi tecnica, ma basandoci solo su un prezzo elevato. Giustamente il mercato ci ha punito, ci è venuto contro, ma essendoci qua un prezzo davvero molto elevato, soprattutto per il periodo dell'anno in questione, un prezzo che non aveva mai raggiunto nella storia questo spread, abbiamo rafforzato le nostre posizioni, e con questa discesa abbiamo raggiunto appunto quel profitto di circa $15,000. Abbiamo tenuto una posizione, poi il mercato ci è venuto nuovamente contro, abbiamo fatto un po' la stessa cosa su questi valori, su questi livelli, con l'idea di sfruttare questo inizio di stagionalità successivo, anche se pensiamo che il vero cambio di rotta su questo spread, come c'è stato in questa data che abbiamo azzeccato alla perfezione, è dovuta più al cambio di scadenza. So che non tutti mi seguiranno su questo aspetto, ma poi nel Trading Club lo vediamo
eravamo assolutamente meglio. Qua abbiamo avuto una precisione da Cecchino proprio sul giorno in cui si sarebbe potuto rigirare questo spread, ed ecco perché abbiamo rafforzato molto la posizione e abbiamo potuto ottenere quel guadagno. Ma l'operazione è iniziata per assurdo con un errore, con un trade con poca attenzione, quindi lo volevo sottolineare. E quando vi capita di ottenere buoni risultati, buoni profitti, cercate di aumentare l'attenzione sul mercato. Si dice che la maggior parte degli incidenti si fanno automobilistici si fanno su strade che noi conosciamo, perché abbassiamo la guardia, abbassiamo l'attenzione, e a me succede anche sul mercato a volte questa cosa, quindi teniamola assolutamente in risalto. Oltre a questo aspetto, volevo vedere insieme a voi una situazione sul cacao. Concludendo, scusate, solo un attimo su ZWKE, noi abbiamo ancora una posizione in essere con 8 contratti, stiamo facendo un discreto profitto. Sinceramente l'idea sarebbe quella di aumentarlo ancora questo profitto, perché era un'operazione pensata per una discesa da questi livelli di un 20-30 punti, un ritorno per intenderci sullo zero, perché si tratta di uno spread tra due grani, il grano rosso di Kansas City e il grano di Chicago. Solitamente il grano rosso, avendo una qualità proteica migliore dell'altro, dovrebbe valere di più. In questo caso sta succedendo il contrario, un po' per dinamiche di mercato. Detto questo, i prezzi sono davvero molto molto elevati, sui massimi di sempre, ed ecco perché stiamo puntando ad un rientro, ma ad un rientro magari un poco più generoso. Vedremo, diciamo, nelle prossime puntate quello che riusciamo a fare. Magari una parte, visto che abbiamo 8 contratti, l'andremo ad alleggerire e cercheremo di far correre la parte restante. Quindi ecco, volevo concludere diciamo la situazione su ZWKE. Passiamo ora al cacao, che è stata, diciamo, la perdita un poco più sostenuta, anche se molto leggera rispetto un po' al conto e agli altri profitti, ma visto che è stato un errore, anche questo lo volevo assolutamente marcare e sottolineare. Noi siamo entrati short su questo, diciamo, su questi valori. Qua diciamo che almeno l'RSI era posizionato meglio, ma anche in questo caso non c'era nessun segnale di analisi tecnica, quindi è stato un ingresso sempre un poco aggressivo. Ma soprattutto la cosa più sbagliata che abbiamo fatto in questo caso è dare magari un peso poco elevato ai prezzi, nel senso che noi siamo entrati short su dei valori già così bassi. Diciamo che voleva essere un po' una speculazione di breve termine, chiaramente non è avvenuta, il mercato ci ha dato contro, ma ce lo meritiamo perché non abbiamo rispettato bene il metodo, le regole, e quando è così è giusto anche ogni tanto prendersi qualche sberla, così ce la ricordiamo e ne facciamo tesoro per il futuro. Quando poi il mercato è ripartito, nei pressi dello zero abbiamo abbandonato l'operazione, ben venga, perché poi è sicuramente salita ulteriormente. Quindi sicuramente questi due spread ci insegnano che l'attenzione non deve mai abbassarsi, sia che stiamo facendo tanti o pochi profitti. Dobbiamo sempre rispettare il più possibile le regole e il metodo, perché sappiamo, avendolo dimostrato quest'anno, l'anno scorso, l'anno precedente, l'anno ancora prima, che se rispettiamo il metodo è un'operatività assolutamente vincente, e lo è mese dopo mese nel lungo termine. Quando vogliamo fare un po' i fantasisti, ma lo sto dicendo soprattutto a me stesso, prima di tutti gli altri, poi giustamente il mercato ci può un poco punire. In questo assolutamente non vedeteci mai come dei professori, ma come dei vostri compagni di squadra. Magari la differenza è che abbiamo fatto qualche cavolata in precedenza, ce la ricordiamo e non vogliamo che possa essere fatta anche da voi. Questo è un po' il punto. Però il cacao è rimasto un po', diciamo, nei nostri cuori, e siamo rintervenuti su questa posizione, sempre in chiave ribassista, ed è una posizione che abbiamo ancora in piattaforma, ve la faccio subito vedere. Eccola qua, stiamo guadagnando un
48 dollari. A dire il vero, ieri, se ci avete fatto caso, ne stavamo guadagnando un po' di più. Oggi il mercato si è un poco ripreso. Da un lato stavo pensando di chiudere l'operazione, ma il profitto è un poco limitato. Preferisco attendere, anche se la stagionalità dovesse ripartire, però il prezzo potrebbe rapidamente tornare in backwardation, quindi sopra lo zero. Significa che dicembre vale più di settembre ed è una situazione un poco anomala, perché con i costi di stoccaggio dovrebbero essere le scadenze più lontane a valere di più di quelle vicine. Quindi su una situazione del genere, anche se i prezzi dovessero venire contro anche di un poco, come possiamo vedere qua c'è un range già un poco più definito magari degli spread precedenti, e vediamo che c'è un continuo sali e scendi. Quindi nel momento in cui avremo dei prezzi magari più elevati, il rientro sarà ancora più interessante. Stiamo un po' a vedere, ma al momento manteniamo l'operazione. Dico che c'è questa possibilità perché abbiamo visto che il trend del cacao è stato sicuramente molto rialzista nell'ultimo periodo, con un più 13% circa. C'è stato un rientro un po' su questi livelli di resistenza, anche perché l'offerta generale continua a rimanere piuttosto elevata, ma dagli ultimi dati anche la domanda sta crescendo. Tra parentesi, domani avremo un report che ci dirà proprio quale sarà un po' la domanda, qual è stata la domanda di recente sul cacao, quindi ci potrebbero essere anche un po' un aumento della volatilità. La giornata di oggi però è stata estremamente rialzista. Vediamo se riuscirà ad annullare un po' la discesa dei giorni precedenti e riattaccare questa resistenza. Indipendentemente da quello che farà il cacao, se continuerà a scendere, ben venga, noi abbiamo già una posizione ribassista. Se ciò non dovesse avvenire, pazienza, lo aspettiamo, come dicevamo, più in alto, così l'operazione può diventare più interessante e possiamo fare magari più profitti. Passando alle altre posizioni in essere, siamo dentro sempre sulla soia, sempre in, diciamo, chiave rialzista in questo caso. Quindi se gli spread che abbiamo visto in precedenza li abbiamo venduti, questo l'abbiamo comprato proprio per andare in linea con questa stagionalità che sta ripartendo. Dall'altra parte la soia continua a subire l'incertezza dei dazi statunitensi, perché considerate che l'80-90% della soia viene importato dalla Cina, metà lo importano più o meno dagli Stati Uniti e metà dal Brasile. Quindi sicuramente se questo rappresenta il prezzo della soia americana e non arriva più la domanda cinese, si può creare un problema. C'è incertezza, non sappiamo quello che potrà succedere, ma al momento, visti i prezzi molto bassi e contenuti di questo spread, la volatilità, visto che si parlava in precedenza, abbastanza contenuta, cioè non è che ci sono grossi svarioni, perché gli ultimi movimenti di questo spread sono stati, ecco, di un 200 dollari, quindi molto sopportabili per il nostro money management. Al momento manteniamo l'operazione, vediamo se Trump fa pace con la Cina o comunque se un po' di stagionalità può venirci in aiuto. Abbiamo poi una posizione rialzista sul mais, ve la faccio vedere subito. Eccola qua, è YC, si tratta del mini future sul corn, sul mais. Era però fatta in concomitanza con un'altra strategia. Questa era uno spread in chiave ribassista e abbiamo già incassato 400 dollari. Questo l'avevo messo un poco a protezione in chiave rialzista, cioè avevo fatto come dire quasi uno spread a tre gambe, se così si può dire. Il fatto è che sicuramente ha subito un po' gli ultimi dati rilasciati dal Dipartimento dell'Agricoltura americana, in cui si pensa che ci saranno molti più acri coltivati a mais nei prossimi mesi. Probabilmente il dato è stato un poco generoso, lo vedremo poi nella release veramente completa di giugno, però dal nostro punto di vista i prezzi rimangono abbastanza contenuti, piuttosto bassi.
Eccolo qua, e quindi potremmo rivedere tranquillamente il nostro prezzo di 3,93. Il prezzo adesso ci piace, quindi manteniamo la posizione e vediamo un po' come si comporterà nei prossimi tempi. Quindi questa è un po' la situazione generale per quanto riguarda le posizioni in essere. Andiamo un filo più nel dettaglio per quel che riguarda delle nuove possibili opportunità. Dal nostro punto di vista non siamo in un periodo caldissimo, nel senso di opportunità che troviamo sotto i sassi, però assolutamente qualcosa da fare ce l'abbiamo. In particolare, con i rialzi della benzina e del petrolio, un po' diversi spread si sono spostati dal contango alla backwardation. Uno potrebbe essere questo, che va già a guardare delle scadenze nel 2020, ma abbiamo abbastanza volumi, scambi per poterlo fare. Ora magari è un poco prematuro, ma con calma, se la backwardation dovesse ampliarsi un po' come è successo anche nel 2018, possiamo poi sfruttare un possibile rientro al contango, come è avvenuto in altri anni. È una cosa che abbiamo fatto molto l'anno scorso, perché si sono create diverse dinamiche di questo tipo, perché la prima parte dell'anno era stata molto positiva sui prezzi del petrolio. Con la discesa successiva ne abbiamo approfittato molto. Per quanto riguarda il petrolio, ci si potrebbe anche avvicinare come scadenze. Ad esempio, facciamo una prova con agosto e settembre del 2019. Sicuramente la condizione è un poco diversa e abbiamo ancora una ripartenza stagionale, ma anche qui abbiamo dei prezzi in leggera backwardation e li possiamo assolutamente valutare. Stessa cosa vale per un po' il suo gemello europeo, perché il CL è, diciamo, il petrolio americano, il WTI, quello che viene estratto negli Stati Uniti, il Brent fa più riferimento, diciamo, a quello del Mar del Nord e un po' a quello del Medio Oriente. Poi c'è un approfondimento anche su questi dettagli all'interno dell'Academy del Trading Club. Comunque, anche questo è interessante perché siamo già in una backwardation più ampia e incomincia una bella stagionalità ribassista. Quindi, con grande calma, dopo qualche pranzo pasquale e qualche giorno di riposo, tornerò a valutarlo. Quindi occhi puntati sicuramente sugli energetici e qualche opportunità potremmo averla anche sul natural gas. L'andamento ultimamente è molto ribassista, ma qua ci offrono già uno spread in ampia backwardation che con buone probabilità rientra al contango. Ora il timing di ingresso per uno short qua non lo vedo molto azzeccato, però potrebbe diventare interessante nei prossimi tempi. Veniamo poi ad un'altra situazione molto particolare, ma allo stesso tempo interessante, sulla carne di maiale. Ultimamente all'interno dell'Academy mi state proponendo la possibilità di rientrare long su questo spread, visto che l'abbiamo trattato un po' in questa fase con un discreto profitto. In effetti le premesse ci sono tutte: stagionalità in ripartenza, divergenza tecnica, e quindi è un segnale di ripartenza, ce l'abbiamo qua. E i prezzi, se li andiamo a vedere, sono mediamente piuttosto bassi rispetto agli ultimi anni. Quindi è sì una situazione da tenere d'occhio, però sono già diversi mesi che vi rompo, diciamo, le scatole sulla situazione della carne di maiale. Per chi magari si è perso questo dettaglio, può andare a rivedere un articolo presente sul nostro blog risalente ancora a novembre, eccolo qua, a novembre del 2018. Sarà festa sui mercati con la carne di maiale nel 2019 e in effetti è stato così, quindi è stato un bell'articolo premonitore, perché è già dallo scorso anno che in Cina c'è un'epidemia sulla carne di maiale e stanno perdendo davvero tanta tanta produzione. Si stima che hanno già perso un 15% e potrebbe arrivare a un 30% di tutta la produzione annuale. Il prezzo della carne di maiale in Cina è salito di un 50% su base annuale, che è tantissimo per un bene di largo consumo, e a un certo punto già sta avvenendo, devono per forza approvvigionarsi dall'estero. Loro sono i più grandi produttori e consumatori di carne di maiale, però sembra che non ne abbiano più, non ce n'è più a sufficienza. I consumi rimangono alti perché non si tratta
tratta di una situazione come la mucca pazza, dove può attaccare anche l'uomo, ma non fa niente, diciamo, al consumo umano. Quindi tutti questi fattori non stanno limitando i consumi. A questo proposito, che cosa sta succedendo? Sì, stanno salendo i prezzi sicuramente sulla carne di maiale. Qua possiamo vedere agosto, e qua però possiamo vedere febbraio. Solitamente sono le scadenze più vicine nel tempo ad essere più premiate, ma se vediamo anche quello che è successo oggi, qua vediamo le scadenze giugno, agosto, ottobre, dicembre, febbraio, vediamo che sono molto più premiate quelle a lungo termine, probabilmente perché si prevede che l'ammanco di produzione sarà molto elevato nel corso del tempo e soprattutto più per la parte finale dell'anno, e quindi per assurdo stanno salendo le scadenze più lontane. Ecco perché questo spread al contrario sta scendendo, perché in questo caso ottobre sta salendo più di agosto. Certo, potrebbe invertirsi questa situazione, ma prendiamole con le pinze. Io questo spread non lo farò perché sono già piuttosto esposto, non lo nego, sulla carne di maiale. Ho più maiali io di tutte le cascine presenti qua sul conto, quindi sicuramente non mi espongo ancora in una visione di questo tipo. Tra l'altro vi annuncio che sono andato a chiudere la scadenza di agosto prima del target che ci eravamo dati intorno ai 107-113, perché mi sono spostato, come avete capito, in maniera abbastanza aggressiva su febbraio, che secondo me potrebbe performare meglio. In effetti lo sta facendo, potrebbe dal mio punto di vista avere ancora un $10 di spazio abbastanza tranquilli fino ai 100, però degli storni ci possono essere, quindi teniamo in considerazione tutto quanto, anche in vista di questo gap che si era formato appunto in queste ultime giornate. Quindi questa è un po' la situazione sulla carne di maiale, quindi impensabile dal mio punto di vista venderlo, la carne di maiale, perché può dal nostro punto di vista continuare assolutamente a salire, e su questi spread sì, valutiamoli, ma teniamo davvero gli occhi molto molto aperti. Noemi, presumo che ci possano essere ancora alcune domande, ma se sei d'accordo con me ce le possiamo far mettere sull'Academy. Sì, certo, Matteo, per tutti quelli che avessero qualche proposta, ovviamente qualche domanda, scriveteci sulla nostra Academy, così andremo sicuramente a riprendere tutti questi argomenti anche dopo le vacanze di Pasqua. Ottimo, grazie mille, così non lasciamo nessuna risposta al caso. Domani ci sarà un po' la sessione conclusiva di questo primo trimestre, faremo sempre i primi 15 minuti di visione generale, poi ci sarà un bellissimo laboratorio su un altro tipo di spread, sull'azionario, quindi facciamo qualcosa di simile, ma non con le materie prime, anche con le azioni, quindi il beta trading, come l'abbiamo, diciamo, rinominato. Domani capirete meglio come lo interpretiamo, come lo facciamo, ma è stata veramente un'operatività fantastica, soprattutto per lo scorso anno, per quello che è successo nell'azionario in generale. Vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa serata, anche in questa sessione. Domani potrete ricevere e rivedere la registrazione per questa sessione, ma chiaramente anche per tutte le altre. Volete conoscere meglio come ci muoviamo, come interpretiamo un po' tutte queste situazioni, contattateci, capiremo la vostra situazione personale e incominceremo, come con tutti, una bellissima avventura anche nel commodity spread trading. Grazie ancora, un abbraccio, una buona serata, a domani.